Questa è la Nikon D780, è un apparecchio reflex e la cosa non deve stupire, anche se in questo momento le mirrorless vanno per la maggiore. Infatti Nikon ha la serie Z, però questo apparecchio è stato costruito per avere dentro caratteristiche peculiari sia delle reflex di alta gamma, tipo la 850 Nikon, sia delle mirrorless, sempre della casa, tipo la Nikon Z6. Noi abbiamo provato questo apparecchio e quindi vedrete anche i risultati della prova pratica, però prima ne diamo una breve descrizione, anzi puntualizziamo alcune caratteristiche salienti che questo apparecchio ha mutuato sia dalle reflex e sia dalle mirrorless. Buona visione! Vediamo in dettaglio il menu della 780. Prima vediamo quello che si riferisce alla parte fotografica e poi vedremo quello che si riferisce alla parte video. Vediamo che si scatta sia in JPEG sia in RAW e sia ambedue. Qua abbiamo la dimensione dell'immagine, dalla più grande alla più piccola. Registrazione dei RAW, cioè i NEF come li chiama la Nikon, le varie compressioni. Qua abbiamo la sensibilità ISO e poi il bilanciamento del bianco con i valori automatici e abbiamo anche le preimpostazioni. Il picture control ha i vari saturo, monocromatico, ritratto, paesaggio e anche una serie cosiddetta creativa che automaticamente dà un effetto. È una cosa simpatica, ma certamente non di capitale importanza. Poi abbiamo il solito spazio colore, l'sRGB e l'Adobe. Altre situazioni di ripresa, altri comandi, esposizione multipla, l'HDR, abbiamo il time-lapse, abbiamo anche la live view silenziosa, questa è mutuata dalla serie Z, e poi passiamo al filmato. Il filmato in parte ricalca quanto abbiamo già visto per le foto. Qua comunque abbiamo l'area dell'immagine, FX e DX con un ritaglio. Vediamo che abbiamo il 3840 e abbiamo anche interessante la ripresa del rallentatore in Full HD. Tra l'altro questa la vedremo più avanti nel filmato, nel nostro video. Qualità MP4 e punto move. Ecco, vediamo. Impostazioni, sensibilità ISO, va bene, out. E qua abbiamo i controlli che abbiamo già visto nella parte fotografica. L'auto standard. Interessante comunque il picture control FL, cioè piatto. Andiamo avanti, ecco, arriviamo al VR elettronico, importante quando si fanno delle riprese a mano. E poi, oltre, ecco, vediamo che c'è il time code, questo è molto importante come sa benissimo chi fa video. Vediamo adesso come funziona l'autofocus su un soggetto in rapido movimento, ecco qua. Vediamo un ingrandimento al 100% del primo piano del motociclista, ripresa a 7 fotogrammi per secondo e questo 100% quando il motociclista è arrivato vicino al punto di ripresa. Molto interessante la possibilità di scattare fino a un 8 millesimo.
Questo ci evita in molti casi l'uso del flash. Vediamo questa mela che cade in una vaschetta d'acqua fermata proprio con l'8 millesimo e non con il flash. La qualità delle riprese a 51.200 ISO, come vediamo dalle foto, è buona. Questo il click originale a pieno formato e qua l'ingrandimento al 100%. Sulla sinistra riusciamo a vedere la trama della tela che copre gli altoparlanti situati vicino alla statua della Madonna. Immagine originale e ingrandimento al 100%. Anche in questo caso vediamo che la grana è molto contenuta e i particolari leggibili. Tra gli obiettivi usati nella prova anche l'85 mm f1.4, un obiettivo tipico da ritratto. Questa una ripresa a f1.4 e 100 ISO. Come vediamo la profondità di campo è minima, ma il dettaglio del punto a fuoco è molto molto buono. Altro ingrandimento al 100%, vediamo un flou molto pastoso e un'incisione incredibile sul capello in primo piano. Vediamo quanto ci offre la ripresa a 7 fotogrammi per secondo a un 8 millesimo in luce continua. Con l'85 mm abbiamo eseguito anche ritratti a un importante artista contemporaneo. Direttamente on camera noi possiamo riprendere a 120 fotogrammi al secondo e in automatismo sia di esposizione sia di autofocus. Osserviamo come l'autofocus riesca a catturare il soggetto principale dopo che questo è passato dietro a un ostacolo che ha modificato la messa a fuoco. Medesimo comportamento dell'autofocus, veloce a reagire alle variazioni, lo vediamo in questa breve sequenza.